si chiamano i brevetti di combinazione. A è noto, B è noto, ok? A e B messi assieme è nuovo e originale. Poi posso brevettare. Però se A è un brevetto di un qualcuno, ok? Io non posso produrre A, devo comprare A da chi lo produce, perché il brevetto termina al momento in cui io vendo il prodotto. Poi c'è il caso dei brevetti dipendenti. La dottoressa Folesani è un'esperta di tavoli, lei ha brevettato il tavolo. Io dopo qualche anno invento il cassetto. Il mio brevetto è valido, tavolo con cassetto, però non posso produrre, devo andare a comprare il tavolo da lei. È logico che poi mi metterò d'accordo con lei, perché se non siamo stupidi è meglio, perché lei venderà più tavoli se ha anche la funzionalità del cassetto. Questi si chiamano i brevetti dipendenti. In Giappone viene usata una tecnologia che dice: andiamo a analizzare attraverso le ricerche brevettuali cosa fa la concorrenza. Fa il primo brevetto, fa il secondo brevetto che è una miglioria rispetto al primo e così via. E io individuo una strada con la quale si sta facendo, fa questa ricerca. E a un certo punto ci metto un brevetto qua di sbarramento e poi andiamo a discutere. Il brevetto sono soldi. Perché un'azienda, qual è il valore di un'azienda? I muri, le macchine, ma anche il portafoglio brevetti. Ci sono alcune aziende che vale più il portafoglio brevetti, più il portafoglio marchi che l'azienda. Poi il brevetto è visto anche come un biglietto da visita per ottenere dei finanziamenti legati all'innovazione. Io chiedo un finanziamento legato all'innovazione, ti dico: ci ho fatto anche un brevetto, vado a dimostrare che una volta nel 2004 c'era la legge 7 della regione che diceva: se c'hai un brevetto c'hai un punteggio in più, se poi ti colleghi con un ente di ricerca della regione c'è un altro punteggio in più. Quindi il brevetto era la dimostrazione e mi dava anche un punteggio per ottenere il finanziamento per l'innovazione.